Da oggi la Camera di Commercio di Teramo è ancora più trasparente. Il tutto è stato fatto in ossequio al decreto legislativo 150 del 2009, il famoso decreto Brunetta, e a una serie di provvedimenti amministrativi emanati da un apposito organismo, CiVIT, Commissione per l'Integrità, Valutazione e Merito, che hanno imposto all'ente camerale di pubblicare sul sito i dati inerenti ai procedimenti amministrativi, l'organizzazione, punti di riferimento fondamentali per consentire agli stakeholder, in genere agli utenti, di verificare se c'è stato o meno un corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Nello stesso tempo sono stati pubblicati il piano della performance e il programma triennale della trasparenza, che consentono una verifica nel breve e nel medio periodo degli adempimenti posti in essere da questa pubblica amministrazione in ossequio al decreto Brunetta. Siete i primi in Abruzzo, tra l'altro, ad approvare questa metodologia. Siamo i primi che hanno adempiuto in modo corretto e definitivo a tutti gli obblighi sanciti dal decreto legislativo del 2009, come ho detto, il decreto Brunetta, e 22 sono le Camere di Commercio in Italia che si trovano nella nostra stessa situazione. A livello pratico basterà andare sul sito della Camera di Commercio di Teramo per trovare tutte le informazioni utili e i dati che servono sia all'imprenditore sia agli utenti. Sicuramente perché sul sito della Camera di Commercio è pubblicato il piano della trasparenza, il piano della performance, i dati inerenti all'organizzazione amministrativa, il controllo di gestione, i curricula, le retribuzioni dei dirigenti e dei funzionari, in genere gli elementi che consentono la verifica del corretto utilizzo delle risorse pubbliche e soprattutto dell'impatto che tali risorse hanno nel contesto socio-economico provinciale.